Io mi associo naturalmente ai ringraziamenti, prima di tutto ai ringraziamenti che ci ospita in questa bellissima sede e ci dà l'opportunità di vedere, visitare Bergamo, che qualcuno di noi non conosceva a fondo. E ringrazio poi il professor Migliacci che presiede queste giornate, non soltanto per il motivo di anzianità che ha detto, ma anche perché ha promosso lui la scelta di questa sede, si è impegnato molto a organizzare l'evento in questo sito, i contatti, eccetera. Quindi grazie molto anche a lui, queste giornate in questa sede sono anche merito suo. Poi ringrazio tutti i partecipanti e gli sponsor che ci hanno sostenuto finanziariamente per avere queste giornate qui, che si preannunciano di successo, perché nonostante la crisi che conosciamo abbiamo avuto oltre 100 memorie pubblicate sugli atti, adesso il professor Migliacci diceva 99 presentate, chissà, forse escono fuori anche gli ultimi 5 presentatori. Però ci aspettiamo un successo. Oltre alla presentazione delle memorie abbiamo delle manifestazioni come la nomina di soci onorari, 3 grandissime personalità, fra cui proprio gli ingegneri presenti che ha appena nominato il professor Migliacci. Il professor Migliacci ha mostrato l'elenco delle giornate ICAP pregresse, che era numerata in 22. Noi ne numeriamo 27 perché contiamo anche le precedenti giornate dell'ANICAP, e in fondo l'ANICAP è la continuazione dell'ANICAP dell'AIA, come dicevo. E il nostro socio Piero Verzi ha predisposto un poster con le ubicazioni di tutte le giornate fino ad oggi. E la Lombardia mancava, quindi abbiamo riempito un vuoto, adesso mancano solo 2 regioni d'Italia e cercheremo negli anni futuri andare anche in quello. E adesso abbiamo anche il saluto di alcune associazioni che hanno lo stesso campo d'azione nostro, un campo d'azione simile. Noi abbiamo invitato, per un breve saluto, il capitolo ACI in Italia e il PSIA in Italia, certo, e adesso il professor Riva ci porterà i saluti e ci illustrerà brevemente quali sono le sue attività. Abbiamo invitato il CTE e il professor Di Prisco, che non può venire oggi, posticiperà il suo saluto domani mattina. Abbiamo invitato il gruppo italiano FIB, il professor Cosenza, non so se arriverà ancora, non abbiamo avuto conferma. Comunque siamo lieti di cercare di coordinare l'attività con anche queste altre associazioni, perché è utile di questi tempi focalizzarsi insieme sui problemi comuni. E a proposito...